Buonasera, sta per andare in onda Social Evolution, il nuovo programma targato Radio Styles che vi racconterà come nasce una pagina social di successo. Tutti i giovedì dalle ore 22 fino alle 23 circa conosceremo chi c'è dall'altro capo della rete e scopriremo che talvolta sono molto più vicini di quanto crediate. Programma condotto da me, Luca, sarò ovviamente affiancato dall'insostituibile Saiuz alla regia e vi aspettiamo su www.radiosaiuz.it. E ora si parte, via! E buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori di RadioSaiuz.it e ritorniamo, Saiuzzolo, dopo una vita, un mese e mezzo, siamo stati via, lontani, non si sa nemmeno dove, a dire la verità, non siamo stati con le mani in mano, però insomma, mai, con le mani in mano. Esatto, però siamo tornati oggi, giovedì 18 maggio, dalle 22 fino alle 23 circa. Cosa faremo? Vi faremo compagnia con questo programma Social Evolution che appunto vi farà conoscere e scoprire chi si nasconde dietro le nostre pagine social più seguite e anche preferite insomma dalla rete, quindi tra poco vedremo chi vi ho scovato su questa fantomatica rete, su questo Facebook questa sera. Perché siamo stati via, caro Sai, cioè almeno io, perché tu non ti sei mosso da Treviso, perché siamo stati via? Per il semplice fatto che abbiamo fatto tante cose, Sai, se mi ha delegato e demandato tantissime attività noiosissime, tra cui la costituzione dell'associazione. Lo diciamo, l'avevamo accennato forse l'ultima puntata in cui siamo andati in onda con questo programma. Abbiamo anche costruito appunto un'associazione indipendente e, come dice, come lo spirito insomma di Radio Sites, senza alcuno scopo di lucro, e quindi insomma diciamo che sulla radio, a parte programmi goliardici e leggeri per non dire altro, come questo, diciamo l'offerta di Radio Sites si è andata a costituire di tanti altri programmi con una programmazione anche molto seria e impegnata, e questo ci piace. Bravo Saiuzzolo. Ovviamente tutto questo a dirsi sembra semplice, ma a farsi è stato molto complesso. Non ultimo, abbiamo anche, diciamo, stiamo meglio ancora aggiornando il sito web di radiosaiuz.it, quindi se non l'avete fatto andateci a dare un occhio, sta diventando un lavoro quasi normale, quasi decente, visto che quello di prima era un attimino obsoleto, però diciamo dai che zitti diciamo che quello di prima aveva l'età di Saiuz. Esattamente, è stato fatto più o meno nel 2000, però no, scherzi a parte, dai, siamo riusciti, stiamo facendo delle ottime cose. Basta col momento serietà, caro Saiuzzo, io ti passo quindi subito la parola, perché immagino che vorrei dare anche tu il ben ritrovati a tutti gli ascoltatori. Prego Saiuzzolo. Grazie mille Luca, buonasera a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Io faccio sempre la lista della spesa, caro Luca. Ben risentito dopo tanto tempo. Io ho l'assistente alla regia che continua a scrivere. Bene, allora la lista della spesa, quindi come al solito le nostre dirette vanno in onda a reti unificate, quindi su vari siti e varie web radio, sì, e web rete TV. Unificate a Mattarella, che è il presidente, vai sai. Okay. A reti unificate, un grazie per la... benissimo, vai. Allora Radio, oltre a Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic, andiamo anche in onda su Modena New Radio da Modena, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Sismondi Libri da Salgarida in provincia di Treviso e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Sei messo a ridere, già sono già l'anzianità, è l'anzianità. Bene, cari amici, un abbraccio circolare a tutti quanti, a tutti gli amici che ci stanno seguendo anche sulle web TV che sono su Facebook, sul nostro sito radiosaiuz.it, sul live stream. E questa sera ho fatto anche, diciamo, un test su Dailymotion, non so come cavolo si pronuncia, perché sai che per me l'inglese insomma è una cosa insomma che non mi entra nella testa, e per me quello che hai detto sai che è arabo. Detto questo, caro detto saluto, questo volevo chiaramente, volevo salutiamo insomma... chiaramente l'assistente alla regia testa di caso che c'è
Ma non si vede, però si sente, ci sta passando tutti i messaggi che stanno arrivando sulle varie chat. Innanzitutto quindi salutiamo, partiamo da Facebook, dove appunto siamo presenti, e sono arrivati vari messaggi da Costanza, Anna, Rita, insomma c'è un po' di gente che ci sta e vi sta salutando. Non so perché questo vi sta salutando, ma va bene. Detto questo, caro Soiuzzolo, che dici? Possiamo finalmente introdurre l'ospite oppure hai qualche altra cosa? No, insomma, il consiglio di testa di caso. Non vi accavallate. Okay. Vai Luca. Sì, ma testa di casa è sempre testa di casa. Detto questo, io do subito il benvenuto, ben ritrovato con Marco. Ciao Marco, come stai? Ciao, bene, grazie. Bene. Ti abbiamo lasciato un pochino lì, naftalina, no? Però c'era un po' di roba da dire, poi sai che quando sguinzaglio Saiuz non lo fermo più, quindi in qualche modo ho dovuto farlo andare un po'. Insomma, questa sera ti abbiamo trovato, caro Marco, ti ho invitato, meglio ancora, e ti ringrazio per aver accolto favorevolmente l'invito, proprio perché gestisci una pagina, ma in realtà poi ho scoperto, e mi hai anche detto tu, che gestisci un mucchio di pagine, quindi diciamo che per te Facebook non ha segreti. Ma non anticipiamo troppe cose, partiamo subito con la domanda banale: come si chiama questa pagina per la quale ti ho invitato? Allora, i congiuntivi di Fantozzi. E già qui si apre un mondo, perché ho subito iniziato a rispolverare gli anni 90, che per me erano anni 90, ma poi Fantozzi è da molto prima, anche anni 80, però io li ho vissuto, no, perché nella mia giovinezza, quindi quando ho trovato la tua pagina effettivamente non ho potuto fare altro che andare un pochino a scorrere, a scuriosare, a guardare. Come ti è uscita questa cosa di fare una pagina incentrata su Fantozzi? Ma innanzitutto è la passione per il Pamo Villaggio, la passione per i film di Fantozzi e per il messaggio che Fantozzi dà e ha dato e darà sempre a tutte le generazioni future. I congiuntivi di Fantozzi è venuto fuori così, perché siccome ce ne sono tante di pagine, insomma, di Fantozzi, quella ufficiale, non ufficiale, insomma ce ne sono tantissime. I congiuntivi è stata una così ne presa visto che sì. Pare visto che va di Eschi, insomma, ecco, alla fine era più per dare un'identità alla pagina un po' più diversa rispetto alle altre, ecco, dare un po' più di originalità, ecco. Esatto. E infatti è proprio da questa originalità che hai tirato la mia attenzione. Poi tra l'altro parlando anche con te ho scoperto che hai creato veramente un mondo tuo, tant'è vero che in questo mondo hai raggiunto anche un numero di fan e di seguito che è veramente notevole. Dai, partiamo subito con qualche numero. Sei arrivato a cosa sono? Quasi 20.000 like solo questa pagina, giusto? Sì, 20.000. È una pagina, quando l'hai fatta questa pagina qui? Quando l'hai creata? La pagina l'ho creata nel 2013, scusami. E, sì. Logicamente io non l'ho mai pubblicizzata, quindi non ho mai pagato per pubblicizzare, ma sì, alla fine è stato uno standing virale, normale, così, con le condivisioni tra amici degli amici di Facebook. E poi dopo nate poi le idee, è partita poi da sé, insomma, ha fatto tutto da sé. Io mi sono limitato a mantenerla, ecco, ma ha fatto tutto da sé, è arrivato a 20.000 fan, insomma, ci ha messo del tempo, logicamente, perché insomma. Però insomma, al momento ne vale la pena, anche perché poi tu sei pieno di collaboratori, giusto? Hai tantissime persone. Collaboratori. Hai tantissime persone che ti aiutano, nessuno, sei da solo, sono da solo sono io e basta, cioè, quindi vedi che tantissime fan, tante persone che comunque passano il tempo anche, no, scorazzando sulla pagina, facendosi due risate, sì, e quant'altro, però alla fine come riscontri in termini, diciamo, di sostegno, forse c'è il sostegno morale, ecco, diciamo che i like, le condivisioni, forse quelle effettivamente sono gratificanti, però come, certo, diciamo, lavoraccio dietro, fai tutto da te oppure hai qualcuno che in qualche modo ti dà una dritta via posta, no, che ne so. No, in realtà no, perché ho scaricato come tutti delle applicazioni carine per creare, sì, dei meme, per creare, sì, fare dei screenshot alla fine delle pagine, dei video di YouTube, scusami,
dei vari film di Fantozzi, delle varie scene, e mettere le scene, quelle magari oltre che quelle più clou, ma anche i dettagli a volte, perché il fan cerca comunque, un dato che c'è, mette più like in quello che è nella la scena magari che non si nota di più, ma che ne so, l'invito della Serberoni da Santi di andare al mare, il tordo è quella cosa che è la cosa più difficile in natura, va bene, è la cosa che colpisce di più, ma il dettaglio tipo lo sdeng del cameriere a Fantozzi quando gli serve, oppure le sue scarpe signorate, cioè ecco, ho cercato di uscire anche un po' dal, perché se no alla fine il fan si stanca, nel senso che dice, mi riproponi le stesse cose, alla fine se voglio vedere un film di Fantozzi me lo guardo, certo. Niente, facendo questo ho notato che ho raccolto un più fan, poi una volta arrivato a un numero così elevato ho visto che le condivisioni poi creano altre condivisioni, di conseguenza la catena che poi ti porta quasi 20.000 fan e spero anche di più. Ora ho visto una faccia di Fantozzi che ne ha più di 1 milione, chiaro che quella magari sarà quella ufficiale, e ce ne sono tantissime, perché io ripeto, il mio l'ho fatto, sono esatto, ti stai muovendo bene, posso dire che ti stai muovendo bene. Senti, senti, allora, come dicevo anche nel fuori onda, intanto una cosa forse non l'ho detta, o l'ho detta di sfuggita, troppo velocemente, la ribadisco a tutti gli ascoltatori che questa sera ci stanno seguendo, quindi non solo, promesso che questa diretta si può seguire anche in podcast, quindi successivamente, però per chi ha la fortuna o il caso di apportate qui ad ascoltarci questa sera, possono anche farti delle domande, anzi magari devono farti delle domande, magari per scoprire quelle cose che altrimenti non scoprirebbero, non tanto magari su di te, ma soprattutto sulla pagina e come e tutto ciò, insomma, che ci ruota attorno. Detto questo, caro Saiuzzolo, direi che è anche giunta l'ora, visto che sono i 13-14, di mandare il primo stacco musicale. Certamente. Di questa sera, caro Saiuzzolo, quindi con un perfetto accento svedese, mi verrebbe da dire, mandiamo questo brano di un artista che ha scovato testa di caso in settimana su questa piattaforma che è jamendo.com, una piattaforma che è libera, indipendente, sotto licenza Creative Commons, quindi appunto è fruibile a tutti, addirittura a noi. Quindi mandiamo il brano di Whitney con Endless Blue, qualcosa del genere. Ti ho detto che era accento svedese, però io te l'ho detto. Vai, certo. Partito. Staring deeply through the still of night, digging deep, trying to find you, never ending, searching for you endlessly in this endless loop. Just one more try and I will find. Whoa. Sit staring deeply through the still of night, digging deep, trying to find you, never ending. Feeling, yet inside my mind's reeling. I know you're out there.
E ritorniamo in diretta qui su radiosites.it, sempre con Social Evolution, sempre con l'ospite di questa sera che è Marco dei I congiuntivi di Fantozzi, le migliori frasi come sottotitolo possiamo anche aggiungere, le migliori frasi che effettivamente tu periodicamente pubblichi sulla tua pagina. E tra l'altro una cosa che non abbiamo detto ma che era abbastanza banale, riscuotono veramente un gran successo, un gran successo che insomma, andando anche a scartabellare tra i commenti e quant'altro, non ci sono solo condivisioni, ci sono anche dei bei commenti proprio a riguardo dei tuoi post. Com'è il rapporto con i fan? Cioè, qualcuno che ti critica c'è o ti vogliono tutti bene e ti amano? Ma cosa fa? No, innanzitutto allora, bisogna partire da un presupposto. Ora sembro il vate delle pagine, ma l'ho imparato con l'esperienza, che nelle pagine legate al film cult, no? Che sia Fantozzi, che sia Banzi, che sia, cioè, evitare innanzitutto di mettere politica, sport e cose varie nel mezzo, perché se no possono creare discrepanze poi nei commenti. Ma io il rapporto col fan, detto questo, il rapporto col fan è bello, perché comunque sia noi, cioè, alla fine il fan commenta la scena, la foto, e sotto io ci faccio i commenti ulteriori parlando proprio alla fantoziana. Comunque il rapporto col fan, i fan sono veramente fantastici, perché non solo condividono tantissimo, ma partecipano anche a tutto quel all'iter della pagina, quindi è un buon rapporto, diciamo, per ora è un buon legame. Togliendo sport e politica, diciamo così. Generalmente si toglie anche religione, no? Però non so se nel tuo caso ti è venuto quelle tre macro aree che non bisogna mai toccare, perché sono veramente sabbie mobili. Però e questo è bella questa cosa, come tu dici, beh, l'ho imparato col tempo, quindi vuol dire che forse ci sei cascato anche dentro una qualche volta. Però non lo so. Sì, purtroppo succede. E vabbè, insomma, nessuno è perfetto. Senti, tu, diciamo, abbiamo detto come sei partito, eccetera, ma difatti io non so la tua età, ma magari la possiamo anche dire, non penso che sei uno di quelli che si vergogna, però mi viene da pensare che tu comunque l'abbia vissuto in pieno Fantozzi, nel senso proprio dagli anni 70-80 fino ad arrivare ad oggi. Allora, quindi, ma quando è che ti sei appassionato? Cioè da bambino? Tu quanti anni hai, Marco? Io ho 40 anni. E 40 anni, quindi sei proprio in quella fascia d'età che se l'è goduto tutto praticamente. Esatto, non ho 40 anni, sono del 77, film di... Sì, mi reputo un cinematore, quindi sono un amante del cinema in tutto e per tutto, quindi a parte Fantozzi, che ora chiaramente il tema è questo, ma mi ha colpito perché io l'ho visto subito in un'altra ottica. Ora qui si entrerebbe in un discorso un pochino, non voglio creare perdere tempo a nessuno, ma diciamo che sono un salce dipendente, mettiamolo su questo piano, cioè i primi due Fantozzi per me sono quelli che hanno fatto la storia e sono quelli che realmente hanno fatto la storia. Sugli altri le gag sono carine, Neri Parenti ha lavorato bene sulla comicità, ma alla fine poi dopo è andato un po' a spegnersi, no? Un po' alla saga, perché era, alla fine si è saturata, come tutti si immaginavano, ecco, se ti stringi troppo forte la corda alla fine poi si spezza. Sì. E questo è niente, cioè, io l'ho visto subito su un'altra ottica, non comica ma comico-drammatica, quindi ma sai che effettivamente scusa che poi ti ho interrotto, ma hai detto una cosa sul drammatica che, sulla quale ho ragionato così tra me e me diverse volte su questo personaggio, nel senso che, sai, premesso che stiamo parlando comunque di un personaggio nato io l'ho vissuto solamente in TV, neanche al cinema, perché sai, al cinema auguri, in TV e comunque un personaggio che i film non sono del 75, se non sbaglio, insomma, il romanzo qualche anno prima, e vabbè. Sì, però ho premesso questo, anticipato con la sua, noi diciamo ironia, ma ovviamente drammaticità,
anticipato veramente tante situazioni, soprattutto sul mondo del lavoro, che se ci pensi si sono verificate veramente, cioè tipo 20 anni dopo, cioè, ed è geniale questa cosa, cioè, se ci pensi è veramente quasi oggetto di studio, quindi dai, da questo punto di vista mi fa piacere come tu abbia sottolineato più che l'aspetto comico un altro aspetto, no? Quindi questa cosa veramente l'apprezzo moltissimo. Quindi dai, non sei uno che ha creato una pagina basandosi, diciamo, solo sui post, no. Sull'ironia, però c'è qualcosa sotto, dai, mi piace questa cosa. Senti, ma il romanzo tu l'hai mai letto? Sì, vanno letti. I film vanno letti. Scusami, i libri vanno letti di Fantozzi. I film vanno letti, bellissima. Sì, ci sta comunque, questa sera ci sta. L'emozione, la fronte perlata, le mani sognate. E la Madonna. Niente. I libri vanno letti perché comunque sia Paolo Villaggio. Allora, dal libro al film, chiaramente c'è sempre la differenza, che sia di trama, che sia. Però il libro è ancora difficile. No? Paolo Villaggio scrive in una maniera molto non complicata, ma difficile. Cioè, il lettore deve interpretare. Molte gag non sono citate assolutamente nei libri, mentre il film chiaramente mostra di più, ma sì. I libri, secondo me, i primi due libri, poi non dico che anzi, sembra quasi un obbligo. Cioè, io lo dico proprio da amatore, cioè proprio da una persona che oltre che guardare il film, insomma, si legge i libri e si va a cercare quelli che sono i punti chiavi, i cardini un po' della trama, della storia di Paolo Villaggio, perché poi in realtà è nato come Fracchia, è nato come Fantozzi. Sì. Tutte queste cose, questi piccoli dettagli, ecco, fanno. Rendono il cinematore molto più attento e molto più attaccato al film, secondo me, poi è un mio umile punto di vista, sì, quindi non aggiungo altro, ecco, sì, li ho letti i libri tutti. Infatti questa è una cosa che comunque mi piace questo fatto di andare al di là, no, della superficie, no? Io subito quando ti ho invitato, ho pensato, beh dai, bella pagina, fatta bene, seguita bene, si vede che ci mette passione, però magari sì, è solamente un è qualcuno a cui piace veramente, sì, è piaciuta così tanto alla saga che l'ha rimessa, siccome fanno tantissimi altri fan di vari altri argomenti e tematiche, l'ha riportata su questo mondo, su questa piattaforma che è appunto Facebook, e invece vedo che c'è qualcosa di che va un pochino più sotto. Senti, tra l'altro vedo che la tua pagina ha vinto anche dei premi. Ha vinto dei premi la tua pagina, ti sei autoassegnato tipo un premio nel 2014, leggo, miglior, com'è questa? Vabbè dai, non lo dico, non lo dico. Come? No, allora, diciamo così, allora la pagina non ha ricevuto nessun premio. No, sto scherzando, chiaramente. Sì, ormai. No, sembrava quasi, non lo so, perché non ho davanti il PC, quindi non posso nemmeno, vabbè, niente, stiamo zitti, non diciamo niente. Immagino che una di quelle cose è uno tipo di quelle cose che hai scritto 3 anni fa, no? E poi ti sei dimenticato di averla fatta, magari in un momento di tasso etilico troppo elevato, e poi l'hai lasciata. E non è l'unica cosa che leggo, anche la biografia fa ribaltare dal ridere, no? Sei veramente fantastico, Marco, da questo punto di vista nulla da dire. Tu però non ti fermi solo a questo, perché effettivamente gestisci un'altra milionata, un'altra vagonata di pagine, con, diciamo, fortune alterne, se pensiamo a questa unità di misura che è like, che però è molto riduttiva, secondo me, ma con fortune alterne, ma ci sono anche delle pagine che fanno veramente, che vanno forte, se non sbaglio, mega direttore galattico arcangelo, quella è veramente fenomenale, e segui anche quella, giusto? È tutta roba tua? Sì. Allora ce n'è nata dopo il mega direttore galattico arcangelo, cioè, ripeto, non è che ho fatto, però le pagine, quel ti dico che le uniche, scusami se ti ho interrotto, fra l'altro,
le uniche pagine che non c'erano, che cercando di fare una pagina che non si sono messi in alto, ho detto sulla minchia. Vabbè, scusate, non so se si può dire via radio. No, ma guarda, ti dico, sei stato fortunato, sai perché? Perché in questi pochi secondi sei arrivato male e in questi pochi secondi ti è partito, diciamo, un razzo, diciamo così, e quindi, perfetto, ora che ti sento bene puoi tornare, puoi edulcorare il tuo vocabolario e dirmi quello che stavi dicendo che non mi arrivava benissimo in cuffia. Dimmi pure. E niente, poi una nota troia di Bari, Marta Teddini un'altra. E poi va bene, poi logicamente il mega direttore galattico Arcangelo o il professor Birkenmeier erano già pagine esistenti, cioè io le ho rifatte, ho detto, cioè, gestiamo anche, facciamo anche queste. Mi viene rifatta su Street Frazione di Carbonia, per dire, non c'era quando l'ho fatta io. Quindi la mia principale rimane, ci siamo accavallati perché essendo col telefono arriva un secondo di ritardo, che quel secondo che ci frega, è sempre così. No, ti ho interrotto, finisci pure. No, ho finito, dicevo appunto che la pagina principale rimane quella che seguo e sono i congiuntivi di Fantozzi, poi le altre sono di contorno, mettiamola su questo piano, tanto sono già esistenti comunque. Comunque quando l'ho fatto, ecco, tipo una notatoria di Bari non esisteva, ecco, quando l'ho fatta io, quindi alla fine posso dire di aver fatto la prima pagina di Facebook una notatoria di Bari, non c'era. E andiamone fieri di questa cosa, voglio tatuarmelo sul petto questa cosa qui, no, va bene. Allora, dai, ci hai dato veramente tante, ci stai dando, Marco, veramente tante indicazioni, diciamo così. Stiamo un pochino imparando a conoscere te, ma chiaramente la tua pagina in primis, e poi le tue pagine, che veramente fai tante cose, tante canne al fuoco. Mi chiedo come tu faccia a gestirle tutte da solo, ma questa è una domanda che ogni volta che la pongo poi alla fine in qualche modo riescono sempre a rispondermi. Io non so tu come faccia, mi auguro che hai, non so, hai doppiata. Dimmi pure, come fai? Ti sdoppi? Ma innanzitutto funziona tutto in base ai post programmati, perché logicamente come tutti i cristiani al mondo, cioè, ho un lavoro e devo lavorare durante il giorno, ma quando sono a casa poi mi diverto poi a far creare cose nuove per cercare di dare al fan poi qualcosa di diverso, di cercare di, più che altro mi piace cambiare anche la tipologia dei post, dei meme, perché ripeto, altrimenti poi il fan poi si stanca, perché dopo un po' dice, uno pensa sì, va bene, no, sì, è sempre la solita pagina, alla fine sono sempre le solite storie. No, non deve essere questo. Quindi, ma col tempo basta un'applicazione, due o tre applicazioni, programmami post, programma post, basta e via, durante il giorno. Senti, è già passata mezz'ora, ridendo e scherzando tra i racconti e non so che altro, veramente questa puntata sta volando e questo mi piace e va bene così. E ne approfitto perché ovviamente questo è un pochino il momento in cui dedichiamo sia me sia anche te, noi, lo spazio anche a lui, Saiuz, che oltre a ospitarci qui su Radio Saiuz, pensate che megalomane, ha dato il nome della radio, cioè il suo nome alla radio, è pazzesco, vabbè. E a proposito, no, direttore Arcangelo e quant'altro, galattico, va bene. Il grande e grosso Saiuz invece che cosa fa? In mezzo a questa puntata lui si vuole prendere il suo spazio, perché io lo conosco già so che mi sta tartassando, mi sta mandando i messaggi, quindi io, caro Saiuz, ti lascio la parola, che immagino che vorrai chiedere anche tu qualcosa a Marco, perché avrei un pochino scorrazzato sulle sue pagine, insomma. Prego, Saiuzzolo. No, veramente io mi sono fermato ad ascoltarvi perché era interessante sta chiacchierata tra voi due, no? Perché già, insomma, parlare di Fantozzi, poi di congiuntivi di Fantozzi, insomma, già è tutto un mondo che si apre davanti a noi, insomma, questa storia. Però, insomma, la questione è questa: Marco è giovane, insomma, la verità, non è come Saiuz, no? Giusto? Diciamo che lui a tuo confronto è un ragazzino. Sì, è un ragazzino, insomma. Scusi, sta spuntando il primo dente. 170enne? No, sono quasi settantenne, Marco. Come umano lei?
Benissimo. comunque non è vero, devi sapere che Saiz non è forte in matematica, ha arrotondato un pochino troppo, possiamo dirlo. Ha arrotondato un pelo di troppo. Comunque sì, diciamo che ha superato i 60, questo lo possiamo dire. Quindi niente, Saiz, non vuoi oggi, mi pappino, non vuoi chiedere nulla, Marco, io, mi pare di capire, quindi, non è che non voglio, io l'unica cosa che mi viene in mente in questo momento, sai, che vorrei, è una domanda che ha fatto anche Marco sulla chat, che mi sono che ti sei perso, okay. No? E cioè io mi associo proprio a quella domanda, insomma, che ha fatto Doug, Marco, Federico sulla chat. Ah, scusami. Ok, scusami. Ah, me l'ero penso. Scusami, Federico. Marco, Federico, insomma, vabbè. Sai, Uzz, ormai i nomi, insomma, non, altro che i congiuntivi di Fantozzi. Ok. Allora, no, perché mi veniva una curiosità, ed è vero, no? Perché avendo una pagina del genere, dice, ma se c'è qualche cosa che gli è rimasto in memoria, no? C'è un qualcosa di una richiesta particolare, insomma, che hai avuto tramite la tua pagina. Posso tradurre la domanda, perché io che l'ho letta. Scusami, aspetta. Okay. Marco, io parlo col saiuzzognolo, insomma, è tutto un linguaggio mio a parte. Quindi. Sì, il saiuzzese. Senti, no, traduco quello che hai detto, perché io che ho letto adesso su radiosaiuz.it la domanda in chat, che, scusa Federico, ma l'avevo persa, non l'ho capita. Adesso aspetta che la leggo. Ok, ora Federico ti pareva. Una curiosità, qualche richiesta particolare di un qualche fan che ti è rimasta in memoria? Ti è rimasto impresso qualcosa? Richieste indecenti, ancora non siamo arrivati a quello. Richieste particolari, qualcuno richiede scene particolari, allora lì creo ad hoc il meme, ma poi non è niente di particolare, no. Niente di così osceno, di così scabroso. Da, ok, va bene. No, assolutamente no. Beh, allora abbiamo risposto anche a Federico. Caro Saiuzzolo, quindi sto guardando io, vedi che sono. No, ma la cosa. Posso fare una domanda? Questa è una curiosità mia. Voglio dire, guardate che non sono un grande esperto di Fantozzi, mi piace tantissimo. Insomma, ho visto qua, non dico tutti i film, quasi, ecco, tra virgolette, avendo questa veneranda età. Diceva, ma la moglie di Fantozzi è sempre la stessa attrice? Sì. No, la moglie di Fantozzi è partita con, ora non mi sovviene, me l'ha chiesto troppo velocemente, Liu Bosisio, che è tra l'altro la doppiatrice di Marge Simpson. Esatto, sì. Fu sagge a decidere di mettere Liu Bosisio come moglie, come compagno, come moglie di Fantozzi. Successivamente, poi negli anni, infatti, prima di Fantozzi, poi è arrivata poi Emiliana Vukotic, che la possiamo considerare, secondo me, la moglie di Fantozzi, perché ha fatto più film con Neri Parenti che con Luciano Sagge. Quindi, che devo dire, io non ho la moglie di Fantozzi, è comunque. Secondo me e secondo il fan è Milena Vukotic e rimane Milena Vukotic, anche se all'inizio, ripeto, non era lei. Ecco, questo è. Hai capito? Sai, ti ha dato anche qualche chicca di storia. No, ma è vero, perché io quando ho visto i film di Fantozzi, cioè la moglie tra i primi film, cioè il primo film, eccetera, ho visto che era un po' diversa. Sono somiglianti, però, o no? Ma in effetti fanno schifo tutte e due, no? No, effettivamente non è tutto un aspetto scimmiesco. Allora sono entrambe, diciamo così, allora, se le vediamo in vesti fuori scena, è logico che non vedremo mai la Pina con vestita da casalinga o la. Sono state chiaramente adattate a quelle che erano le richieste di Papa Villaggio, perché alla fine poi il tutto è capeggiato sempre da Paolo Villaggio, quindi lui ha lavorato bene con Salce, che i primi due film sono stati con Luciano Salce, dove Paolo Villaggio appunto è stato ha seguito tutto anche il casting, quindi anche lo stesso la babbuina, ecco, no? Era la, insomma, il primo Fernando,
che poi è rimasto poi negli anni successivamente, poi all'inizio doppiato, poi dopo messo con la voce originale, con la voce proprio sua, propria, che fra l'altro è un artista di Roma, anche, non dico di successo, ma insomma discreto. Sì. Ha fatto successo proprio con l'arte, quindi ha adattato, diciamo, il cast proprio, e ha scelto solo Paolo Villaggio, il tutto capeggiato poi da un grande Luciano Salce, che veniva da una vecchia scuola di cinema, che insomma gli ha dato tutto, ha fatto nascere tutto lì, proprio con le origini del mito, ecco. Eh sì, diciamo che traspare questa tua quasi lo so, veramente è quasi un mito per te, veramente. Luciano Salce, quindi no, effettivamente grandissimo. Anzi, guarda, colgo l'opportunità per dire, per invitare chi ci sta ascoltando, chi ci ascolterà anche sul podcast, di darvi, dare un'occhiata, no? Perché magari se si va a parlare sempre di persone che magari sono anche scomparse quasi 30 anni fa, perché dell'89 è scomparso. Quindi veramente magari uno non ha la percezione di chi stiamo parlando, no? Però effettivamente, se andiamo un pochino a scuriosare, come ci piace fare, si possono fare delle belle scoperte. Detto questo, però 22:39, caro Saiuzzolo, dobbiamo mandare un brano, ma certo. Tu stasera sei andato veramente fuori treno, fuori binario, cosa sto dicendo? No, sono fuori di testa. Fuori dal treno, fuori di casa, di testa, no. Senti. Volevo dire una cosa. È così, sono partito zoppo. Che brano mandiamo? Mandiamo sempre questo artista, scovato, come dicevo, una mezz'ora fa ormai, su gemendo.com, lui è Whitney, sempre lui, il brano è Serenity. Certo, però volevo dire una cosa, prima mandiamo il brano, dopo il brano c'è una domanda in chat che vorrei che tu, insomma, la girassi al nostro ospite. Lo farò io e non tu, per ovvi motivi. No, per ovvi motivi, insomma, lessicali, altro che congiuntivi di Fantozzi, vabbè. Infatti, benissimo, vabbè. Vado con Serenity. Serenity. Partito! Thank you.
E rieccoci qui per l'ultimo stacco, anzi dopo l'ultimo stacco musicale, per l'ultima parte di trasmissione, 22:44, siamo andati veramente forti questa sera, forti non grazie a me, perché anzi, forse per me questo programma si accartoccerebbe su se stesso continuamente, ma grazie all'ospite, Marco, che veramente ci hai dato... Grazie. Siamo partiti in maniera molto così leggera, goliatica, posto, non posto, invece poi... Siamo andati in una direzione che ci ha dato, che spero che abbia dato agli ascoltatori, o insomma a chi ci ascolterà, chi ci seguirà e chi ti segue, qualche spunto in più per quello che riguarda il mondo fantozzi, ma tutto ciò che in realtà cosa ha portato, diciamo così. E una cosa che abbiamo lasciato in sospeso, che mi aveva appunto segnalato Saiz in chat, la chat del sito questa volta, un anonimo che non so se è Federico, perché leggo anonimo e basta, ci dice, ci porta un'altra curiosità, questa non è una domanda, l'attrice Liu Bosisio è anche la doppiatrice, visto che prima parlavamo sì, che è la doppiatrice appunto di Marge, se non sbaglio, dei Simpson, sì, correggimi se sbaglio, è anche doppiatrice di Patty e Selma Bouvier, che sono le sorelle di Marge, se non sbaglio. Questa cosa sai che non la sapevo, allora me la sono andata a guardare. Effettivamente è vero, sono andato a guardare su Wikipedia, effettivamente è vero, bravo Federico, se sei tu batti un colpo, proprio perché questa cosa non mi era sfuggita. Tu lo sapevi questa cosa, Marco? No, non lo sapevo, no, io ero rimasto a Marge Simpson, quindi anch'io ero rimasto lì invece. Vedi, Liu Bosisio, ne possiamo parlare quanto vogliamo, ma invece insomma è anche una grandissima doppiatrice, veramente. Dai, mi piacciono queste chicche, no? Quando si imparano delle cose. Esatto. Comunque sì, è sempre Federico, c'è risposta adesso in chat, si vede che ogni tanto la chat del sito non so perché ma ti disconnette, non ho mai capito sta roba, poi sai se un giorno ce la spiegherà. Detto questo, ritorniamo invece, caro Marco, insomma, come dicevamo all'ultima parte di trasmissione, abbiamo detto tante cosine. Io generalmente a questo punto della diretta faccio una domanda forse anche molto banale, se vogliamo, no? Però è dovuta. Sei partito nel 2013-14 giù di lì, anno più anno meno, sono passati, è passato qualche annetto, hai racimolato, se così possiamo dire, insomma, diversi, hai raccolto qualcosa, un bel seguito, insomma, dei bei fan. E quando dico dei bei fan non dico tanto il numero, ma quanto quello che può essere anche proprio il rapporto, quando l'interazione anche sì, con i fan, che è veramente molto elevata. Sai che ci sono, facendo questo programma, ormai siamo giunti al 25esima puntata, ormai mi sono perso, veramente ho imparato che ci sono veramente quelli bravi, ecco, quelli bravi, che non sono certo io, dicono, cioè, ci sono veramente tutte delle analisi sui numeri, no, l'interazione e quant'altro, che non ti sto a tediare con queste cose, che sono anche però interessanti, se vogliamo. E tu da questo punto di vista, così ad occhio, direi che sei veramente su una fascia alta, chiusa parentesi. E quindi la domanda che ti chiedo è, adesso dove vuoi arrivare? Cioè, Fantozzi, dove vuole arrivare adesso? Allora, Fantozzi sicuramente arriverà, non ha mai fine, secondo me non avrà mai un arrivo, anche perché ripeto, sì. dimmi, scusa, ti ho interrotto. No, niente, io personalmente e tu invece, esatto, ma io, applicando il lecaculismo a decisioni disinteressate e roba varia, forse potrò ambire al quarto piano, al terzo piano, con poltroncina in Sky, o come pelle umana, io personalmente no, l'ho fatta nel divertimento, rimane un divertimento. Paolo, per quanto riguarda Fantozzi, il contesto di Fantozzi, io credo che non arriverà mai, nel senso che il messaggio ormai è arrivato, però non finirà mai di non cesserà mai di esistere, perché è troppo geniale, è troppo sì. Geniale, Palo Villaggio è troppo geniale, esatto, sì. Sarà geniale anche avanti veramente anni luce. Ti faccio una domanda che credo che sarà l'ultima dalla chat, perché poi te ne farò l'ultima io. Direi sempre sì, sempre Federico ci chiede, collaborazioni con altre pagine ci sono state, ci saranno, come certo, sei messo? Certo, sì, collaborazioni con altre pagine, sì, basta che siano legate comunque ai film cult a cavallo dagli anni 70 agli anni 80 o anche anni 90. Oh, ma che bel cinema!
Certo che bel cinema che avevamo in quegli anni lì, ragazzi. Certo. Mamma mia, adesso mi hai fatto venire un brivido quando hai detto cinema anni 70-80, così mi è venuto veramente un flash. Mamma mia, comunque va bene. I migliori attori comici in assoluto. Sì. Comunque sì, collaborazioni sì, per carità, cioè ho già delle collaborazioni con altre pagine, ma sempre legate comunque a determinati film, determinati attori, determinati Lino Banfi, o che sia Bud Spencer e Terence Hill, cioè questo vuol dire, cioè allargo un po' il cerchio, ma comunque rimaniamo sempre nel nostro. Sì. Chiaramente non farò mai con una collaborazione con una pagina di informatica, ecco, questo magari. Certo, diciamo che è un po' un pelo stridente, no, ok. Siamo leggerissimamente fuori dall'obiettivo. Senti, invece adesso ti chiedo una cosa. Vabbè, giusto, tu prima mi hai detto all'inizio della puntata che fai tutto da solo, ma nessuno si è mai offerto? Com'è? Perché è strano che una pagina come la tua non abbia qualcuno che si offra anche a darti una mano, oppure sei tu che, insomma, la vedi un po' come la tua creatura, no? Quindi magari non vuoi passarla a nessuno. No, assolutamente. In realtà, guarda, ti dico che due amici hanno chiesto di. Due amici, uno è un amico, un altro ragazzo, poi ha chiesto di gestire come moderatore, e poi sono scappati come gatti da riporto subito durante l'operazione di partenza. Cioè, nel senso che io sì, gli ho dato tutto quanto, fate Bobis, ma poi alla fine si sono dileguati, e non abbiamo più notizie da 18 giorni, quindi non. Mi sono permesso poi di chiamare. Ci sono spariti. Non se la sono sentita. Anche io non ritengo la mia creazione un lingotto d'oro che non cederò mai a nessuno, anzi, quindi sono ben aperto a qualsiasi tipo di mi chiedi di gestire, per carità. Sono ben contento. E infatti, bella sta cosa, perché no, tu dici una volta che lo do a qualcuno scappano, vabbè. Senti, tu non sei solo un amministratore di varie pagine, ma sei anche un utente, no? Nel senso che come chiunque noi abbia Facebook, è normale che sì, magari gestisci una pagina, ma ne segui anche tante altre. E quali sono le pagine, ecco, magari dimmene una, ecco, una pagina che segui e che magari mi raccomanderesti dal punto di vista proprio di andarle a contattare? Le contatterò chiaramente io per portarli qui in questo programma qui su radiosites.it. dimmi una pagina che ti piace, diciamo così. Allora, chiaramente Lino Banfi, perché sono un amante di Lino Banfi, quindi Tuttolino si chiama la pagina. Sì. Tuttolino, o se, ce ne sono diverse, però questa in particolare fa molta attività, è molto carina, e poi niente, credo, cioè, io niente, seguo questa, poi ti potrei dire. Che ne so, Bombolo o qualcosa, o comunque ce ne sono due o tre che io seguo, ecco, ora non mi viene il nome della terza pagina, e seguo, che mi piace tantissimo. Purtroppo sì. Mi dispiace Giocaponte, ma la mia memoria è molto limitata. Comunque, ripeto, una pagina in particolare è Tuttolino, quindi questa è veramente il top. Adesso questa qua non la conosco, quindi me la andrò sicuramente adesso, poi in questi giorni faccio anche un po' di promozione, me la andrò a cercare, così diciamo che vedrò un po' di contattarli, vedere di portare, come abbiamo già fatto con altri ospiti, qui in diretta con noi, fare una chiacchierata come abbiamo fatto in questa oretta che ormai si sta per concludere. Prima di andare ai saluti finali, caro Saiuzzo, lo volevo ricordare, perché se no poi giustamente Saiuzzo mi sgrida, che all'inizio della trasmissione abbiamo detto che abbiamo fatto un po' di spazio promozione, se vogliamo, un'autopromozione meglio ancora, in cui appunto abbiamo aggiornato, abbiamo costituito un'associazione senza scopo di lucro, quindi ci siamo anche regolarizzati, se vogliamo, stiamo sistemando il sito web, eccetera, e volevo ricordare agli ascoltatori, ma non solo, che siamo diventati anche server streaming. Che cos'è? Non è una parolaccia.
così mi dicono perlomeno, che vedi che cosa noi diamo, no, che sai, oggigiorno, insomma, diamo la possibilità chiaramente ai nostri associati di realizzare la propria web radio, se non ce l'hanno già, chiaramente, perché se anche se ce l'hanno possono, diciamo, appoggiarsi al circuito di network, quindi di Radio Saiuz, e appunto il saiuzzolo è testa di caso in primis, quindi la regia e l'assistente della regia, insomma, forniranno tutti gli strumenti necessari, non solo tecnici, appunto, a creare una propria web radio, web TV. Questo è uno di quei progetti, tanti progetti presenti su la piattaforma di Radio Saiuz. Più mi avvicino alla fine, più mi impappino. Questa è una cosa che noto ormai, non l'ho persa, era un mese e mezzo che non andavamo in diretta con questo programma. Dopo che eravamo stati bravi, dove tutte le settimane bravi bravi ci presentavamo tutti i giovedì sera, tra una cosa e l'altra, quindi adesso devo un attimino riprendere la chiacchiera. Detto questo, insomma, questa nota di servizio, questa informazione di servizio che nulla a che vedere con diciamo l'ospitata di questa sera, però era qualcosa che era doveroso dire e informare, insomma, gli utenti, gli ascoltatori e anche chi non ci conosce, insomma, quindi ci siamo, ecco, da questo punto di vista siamo anche questo tra le varie cose. Chiudo la parentesi di autopromozione. Caro Saiuzzolo, ormai siamo alla fine della puntata. Spero che ti sia piaciuta, a me è piaciuta moltissimo, Marco veramente mi ha dato, è stato meglio di quanto mi aspettassi, questo veramente non vuole, cioè è un complimento, no? È uscita male, ma è un complimento. Infatti è uscita proprio male. Mi è uscita malissimo, mi sono riascoltato mentre la dicevo, è stato veramente pessimo. Comunque, no, a me, sai, c'è una puntata che è piaciuta molto, spero che tu sia dello stesso avviso, ma credo di sì, conoscendoti. No, certamente, anche perché... Stiamo parlando di Fantozzi, stiamo parlando, insomma, e ci sono state delle cose che io non conoscevo, insomma, che stasera sono venuta a conoscenza, insomma, delle chicche, delle cose particolari. Che sai, molte volte guardi film, però non è che ti vai a approfondire su determinati argomenti, determinati personaggi. Perché attorno a Fantozzi ci sono una diversità di personaggi che sono eccezionali, non è che è solo Fantozzi. Sì. Come si chiama? Filini. Ah, Filini, cioè, è fantastico. Cioè uno dei tanti, no, che c'è stato. Oltre alla moglie, lasciando stare, diciamo, tra virgolette, la figlia. Ok? Che tra virgolette? No, la figlia. Non so perché. Ok? Però, insomma, ci sono stati dei personaggi, insomma... che adesso i nomi non mi sovvengono tutti quanti. Però insomma, che come la signorina Silvani, come si chiama? Silvani. Silvani. La signorina Silvani, per esempio, la grande vamp, il grande, diciamo, gnocca, tra virgolette, sempre tra virgolette, o no? Diciamo dell'ufficio. Sì, sai, tu intanto recupera Marco, che l'abbiamo un attimo perso. Tu continui. Bella questa cosa che tu sai, continuavi a parlare in maniera molto tranquilla. Va bene, adesso lo recuperiamo. Sai? Sì, ci sono. Vai, che recupero, okay. Marco. No, dicevo, mentre tu recuperi Marco. Sperando di recuperarlo, proprio alla fine ci è caduto il grande Marco. È caduta la linea, non per colpa mia. No, tranquillo, non è colpa di nessuno. Oddio, forse di qualcuno sì, no, però no, scherzo. La signorina Silvani. No, insomma, eravamo rimasti alla signorina Silvani, quindi la chiudiamo veramente con la signorina Silvani. Allora Marco, io ti lascio, visto che siamo veramente ai titoli di coda, ti lascio l'ultima parola, insomma, per i saluti finali, oggi mi impappino, ti lascio la parola per i saluti finali, perché immagino che vorrai salutare gli ascoltatori, ma anche tutti i fan che ti hanno seguito oppure ti seguiranno sul podcast, che adesso poi dirò dove si può reperire. Prego Marco. Assolutamente, io ringrazio tutti i fan, veramente, perché siete fantastici, perché condividete, fate tante cose, che dire, regalare un sorriso durante il giorno per me è tanto, questo è lo scopo della pagina. Per quanto riguarda il resto, grazie ancora a tutti, perché veramente è veramente bello a volte vedere la gente che condivide, che alla fine comunque si fa la sua risata giornaliera con Fantozzi, quindi grazie. Sì.
Bellissimo, veramente ottime parole. Vai Saiuz, immagino che vorrai anche tu salutare gli ascoltatori, Marco e tutta la ciurma. Certo, un saluto diciamo circolare a tutto il condominio di Radio Saiuz, insomma, come amministratore del condominio, se mi ci vuole, insomma, alla fine devo sempre salutare. Ricordando, sì, è vero, insomma, questa trasmissione la troveranno già su Facebook, appena la chiudiamo, già sarà presente lì, quindi già chi è arrivato tardi può andarsela ad ascoltare già da questo momento, appena chiudiamo lo streaming. Ciao a tutti, un caro saluto all'ospite. Esatto, e chiaramente mi raccomandi. Grazie sarà Matteo, disponibile. Luca, veramente commosso per queste parole, grazie. Dicevo, la diretta poi sarà, scusate, il podcast sarà disponibile anche su YouTube, sulla pagina, sul canale YouTube appunto di Radio Saiuz. Nel dubbio andate sul sito, dove adesso è tutto bello ordinato, trovate tutti i programmi, grazie, programmazioni. Luca, grazie. Di nulla, Saiuz, di nulla, mi è costato tanta fatica, ma l'abbiamo aggiornato tutto, è tutto bellissimo, quindi ci sarà anche quello. Saluti li faccio anch'io, grazie Marco della tua disponibilità innanzitutto, ti faccio ancora i complimenti per la pagina, veramente tanta roba. Ti lascio, ci hai dato anche tante chicche, questo ci piace. Ti lascio chiaramente a questo immancabile capolavoro che è la corazzata Potionchi, 18 bobine, sto citando un tuo post di oggi, complimenti. E invece per quello che riguarda Saiuz, va bene, innanzitutto grazie agli ascoltatori e tutti quelli che ci hanno scritto, seguito, veramente ci ha fatto molto piacere. Noi ci riaggiorniamo giovedì prossimo, adesso siamo tornati operativi, quindi giovedì prossimo torneremo sempre dalle 22 alle 23 su radiosites.it con Social Evolution. Mi sto perdendo. E caro Saiuz, l'ultimo brano di questa sera, sempre il medesimo artista, Whitney. Prima abbiamo mandato Serenity, adesso mandiamo Misery. Bella questa cosa. Ci voleva, no? Ci voleva. Questa dicotomia, cose a caso. Va bene, buonanotte a tutti e ciao. Ciao, ciao. Ciao. Listen to me, I believe our time is up. Unless you prove me wrong, then this love's corrupt. You're never home, that which is my heart. This barren land, you've chosen not to roam. I've tried to give you my company, but I see that something you won't accept. What you see is shaped by your beliefs. I wish I believed in a sixth sense. I already know that it's over, so I'll try my best not to make believe. I feel alright though I'm not sober. I'm drowning in this misery, so God, please set me free. God, please set me free. I beg of you, as I watch my bitterness flow, just take my hand and allow our love to grow. This is the hardest of falling. Now surrounded by gloom, I'd much rather you be here to help cure these wounds. I'm lying in this haunted coma, waiting for my heart to beat. I feel as though I've dug my final home in the back of love's retreat. Try my best not to make believe. I feel alright though.
try my best not to make believe. I feel alright though I'm not sober. Yeah, I'm drowning in this misery. So God, please free me. I already know that it's over. So I'll try my best not to make believe.